gioco l'ha fatto Konami e a cuore due galli, non due che fanno chicchiricchi, ma due francesi che danno sempre delle botte ai romani, poveri noi. E forse molti di voi li conoscono soprattutto per i loro fantastici cartoni animati. Mica sono Asterix e Obelix, quei due mitici galli che sconfiggono i romani con la pozione magica? Certo che sono loro. Ti ricordi il film delle 12 fatiche di Asterix? A te era piaciuto talmente tanto che vuoi rivederlo ancora, ma ce ne sono altri, eh? Konami una volta aveva fatto un gioco da sala giochi che si chiamava I Simpson, poi aveva fatto anche BacchioEir. Ok. Tentò il successo con un altro gioco che si ispira molto a quel tipo di gameplay, ma a cuore due personaggi fantastici, Asterix e Obelix. Il gioco si chiama Asterix. La storia di questo gioco è più o meno la solita. Asterix e Obelix vivono tranquilli in Gallia e i romani cercano invano di conquistare il loro villaggio. Scenderanno in azione per fermare l'esercito romano e fermare anche Giulio Cesare. Poveri noi, devono sempre darcele. Non c'è una volta in cui noi li fermiamo? Boh. Ma vediamo invece la grafica. Se dicessi che questo qua è un videogame, quasi non ci credereste, perché si riproduce molto bene l'atmosfera del cartone animato e del fumetto stesso. Ambientazioni proprio colorate, ben dettagliate e anche molto simpatiche e ben ispirate. Poi anche i personaggi, non solo i due protagonisti, perfetti nei dettagli e anche nelle animazioni, e anche addirittura i personaggi secondari, sembrano proprio estrapolati dal fumetto stesso. E nessuno è fuori posto, neanche addirittura le nuove aggiunte. Sull'audio abbiamo effetti sonori buoni che vanno bene per un gioco del genere, e anche addirittura le musiche di sottofondo, simpatiche, adatte per accompagnare l'atmosfera qui presente. La giocabilità che vi devo dire. Asterix cosa sarebbe? Una sorta di gioco d'azione beat'em up. Prima di cominciare una partita, ci viene chiesto di scegliere se essere Asterix o Obelix. Se siete a singolo giocatore, se siete a due giocatori, si può scendere in campo, con uno o l'altro lo stesso. Quando scendete in campo, succede che quando trovate gli avversari dovete dargli i pugni attraverso l'unico tasto di azione e fargli fare anche delle strane piruette ai personaggi che catturerete, insomma, soprattutto farvi scappare qualche risata. Poi c'è anche un pulsante di salto e potete anche lì lanciare una mossa. Poi succede addirittura che quando girerete questa ambientazione andando in avanti, dovete stare attenti a non farvi accircondare dai gruppi, altrimenti perderete energia e avrete perso la partita, che potete fortunatamente recuperarla con una bellissima donna che vi dà un bel bacino, o anche addirittura raccogliendo dei cibi come le mele oppure i cinghiali o qualche altra pietanza. E vi garantisco una cosa, già dalle prime battute capirete che il gioco è parecchio difficile. Non riuscirete ad arrivare alla fine del livello senza aver perso parecchia energia vitale. E il gioco si articola su una longevità abbastanza corta, sì, perché è un gioco da sala giochi, in genere le missioni possono essere al massimo 5 o 6, e infatti sono 5 livelli, ma discretamente lunghi e non vi annoieranno mai. Sicuramente riderete tanto nel vedere questa situazione in cui i vostri eroi gallici preferiti danno le botte ai romani. Purtroppo esiste soltanto per la sala giochi, non hanno mai provato a convertirlo. Provate a dargli una possibilità in emulazione. Vi aspettiamo domani! E anch'io vi aspetto domani. Io voglio sicuramente vedermi un altro dei cartoni di Asterix e Obelix. Io sicuramente vado a vedere Asterix scopre l'America. Nice!
Let's go! Is that it?